Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi vi propongo un tutorial su come installare le mod, nello specifico per Assetto Corsa ed automobilista. Perché questo tipo di tutorial molto basico? Perché Roberto, mi ha contattato via la pagina ufficiale di SimDrivers su Facebook, chiedendomi una mano perché, le sue conoscenze informatiche sono limitate, venendo lui dal mondo delle console. Quindi, come sapete, mi piace rispondere alle vostre richieste, anche se probabilmente la stragrande maggioranza di voi non troverà, utile questo tutorial perché sarà veramente basico. Però, siccome non tutti abbiamo le stesse conoscenze e bisogna dare una mano a chi ne ha bisogno, sono qui apposta per dare una mano a Roberto e per tutti quelli che hanno difficoltà ad installare le mod. Roberto, parto dal presupposto che comunque tu sappia cosa vuol dire scompattare un file ed utilizzare file, programmi del tipo Unzip, WinRAR ed altri che si occupano di comprimere e scompattare i file. Se così non fosse, cioè che questi presupposti non ci fossero, non esitare a lasciarmi un commento, magari ti spiegherò via commento come si fa e come si usa e a cosa serve. Quindi, per fare un esempio concreto, io ho scaricato delle mod per Assetto Corsa e per automobilista. Comincerei subito con Assetto Corsa ed ho scaricato una skin, un'applicazione, un tracciato ed un'auto. Quindi la prima cosa da fare è sicuramente scompattare tutti questi file in una cartella separato, naturalmente. Quindi, il PC sta elaborando e sta creando, come gli ho chiesto, una cartella per ogni singola mod. Quindi cominciamo dal tracciato e troviamo che il PC, il sistema, diciamo, ha creato delle sottocartelle e nello specifico quello che ci interessa sapere è quello che dobbiamo andare ad installare. Quindi la struttura di tutte le mod è indicata dal nome della cartella e sotto questo nome della cartella che indica proprio la mod. E in questo caso si chiama Linieres, quindi è un tracciato che ho scaricato. Basta cliccarci sopra e vedere la struttura dove c'è la presenza della IA, data, UI e la map. Quindi questa è la struttura che ci interessa ed è questa che dovremmo andare ad installare. Come si fa per installare? È molto semplice. Prima di tutto bisogna andare a localizzare dov'è che è installato Assetto Corsa e dove bisogna installarlo. Al 99% dei casi si installa nello stesso posto. Come faccio io per sapere dove è installato Assetto Corsa? Allora, in informatica, cioè nel mondo del PC, basterebbe fare tasto destro sull'icona proprietà e trova destinazione. Ma siccome sono icone linkate direttamente con un codice che attiva il gioco tramite Steam, non esiste questa funzione. Allora, come faccio? È molto semplice. O lo sai, come diciamo il 90% delle persone lo sa, oppure semplicemente apri Steam, vai su Assetto Corsa, tasto destro, proprietà, quindi vai su file locali e quindi sfoglia file locali e si apre la cartella di dove è esattamente installato il nostro Assetto Corsa. Se tu ci clicchi sopra qua nella barra degli indirizzi vedi proprio il percorso specifico, quindi per me di Steam, Steam App Common Assetto Corsa. Torniamo quindi alla nostra cartella delle mod. Quindi ricontrolliamo, la struttura è quella buona, faccio tasto destro, taglia, questo la metto giù e torno sulla cartella Assetto Corsa. E dove devo installarla? Sarà sempre allo stesso posto. Quindi si cerca Content, clicco due volte, Track, perché sono circuiti, e qui basta incollarlo e avremo il nostro tracciato. Poi andremo a verificare che tutto sia funzionante. Stesso discorso, io mi rimetto sempre sulla cartella principale di Assetto Corsa, così ti faccio capire. Quindi vado su mod, torno su Assetto Corsa e quindi vado a installarmi quest'auto. Quindi è la McLaren MP422V versione 1.0. E qui ci sono un sacco di cartelle. Quindi qua c'è un readme, wallpapers, i template per poterla modificare. Ci sono le gomme che si possono opzionali che si possono cambiare oppure andare dove ci interessa i file di Assetto Corsa. E qui, come molti modder fanno, ti indicano praticamente dove devi andare a installarlo. Infatti qua dice guarda che dalla cartella principale vai su Content, quindi tutte queste cartelle qua le
le devi andare a copiare direttamente nella cartella principale di Assetto Corsa. Allora, io lo faccio così, cioè seleziono tutto, taglio e incollo direttamente qui su Assetto Corsa e faccio sovrascrivi e si installa tutto. Però per farti capire bene, li facciamo a una alla volta, d'accordo? Così lo capiamo meglio. Allora, siamo sotto content dei file di quest'auto, quindi andiamo su Cars, quindi qua c'è il nome dell'auto, quindi vediamo che ci sono tutte le sottocartelle con i logo, eccetera, eccetera, quindi sappiamo che questa cartella qua che dobbiamo copiare, quindi facciamo taglia, quindi tasto destro, taglia. Andiamo sempre nella cartella di Assetto Corsa, quindi content. Questa volta invece di fare tracks andiamo su Cars e incolliamo. Qui mi dice vuoi sostituire? Sì, perché l'avevo già installata questa qua. Quindi torniamo sempre su Assetto Corsa, sempre sulla cartella delle mod. Questa volta però ci andiamo a selezionare drivers, perché sicuramente ci sono. Quindi qua facciamo taglia. Andiamo sotto la cartella Assetto Corsa, content, drivers, driver, incolla. Siccome l'avevo installata, è già presente, io la ricopio. Quindi sempre su Assetto Corsa. Questa volta però andiamo su Fonts. Questo qua è praticamente la tipologia di grafica della scrittura, cioè dei numeri, delle lettere che si troveranno sul display. Quindi sempre pre-taglia, quindi Assetto Corsa, content, e quindi font, che è qua, incolla. E qui sempre, siccome l'avevo installato. Quindi torniamo sempre per avere l'albero della struttura delle cartelle di Assetto Corsa per sapere bene dove siamo situati. Torniamo sempre nella cartella principale. Quindi torniamo alle mod che ho scaricato. Quindi abbiamo messo il tracciato, abbiamo messo l'auto. Andiamo ad installare un'applicazione e qui è sempre lo stesso discorso. Si va sulla cartella principale. No, scusate. Ci sono applicazioni Phyton Pro Tires. Questo è dove dobbiamo installare questa applicazione. Come vedi qua, Pro Tires si va sotto sempre la cartella principale, APPS, che vuol dire applicazioni, e Phyton. Quindi io vado, questo qua è la mia struttura principale, quindi faccio APPS, Phyton, incolla. E me lo sta facendo. Sono 1800 file. Cars, card mod, img. Questo qua fa parte appunto delle applicazioni. Quindi torniamo nella cartella delle mod. Ci mancherebbe la skin, la mosaico per la 488 GTB. Quindi faccio taglia e vado a cercare l'auto nella cartella appunto dell'auto alla quale devo installare questa skin. Quindi vado sempre su Content, Cars, e quindi vado a cercare la KS488 GTB. Quindi, K Ferrari, eccola qua. E quindi sotto la cartella Skins la incollo. Quindi adesso andiamo a vedere se è tutto installato per bene. Bene, ci ritroviamo nel menu principale di Assetto Corsa, quindi c'è una cosa da fare, soprattutto quando si installa, anzi, solo quando si installa un'applicazione, è quella di attivarla. E come si fa? Basta andare su Opzioni, quindi su Generale, e scorrere finché si arriva qui ai moduli UI, o meglio le applicazioni. E noi abbiamo installato Pro Tire, e che è qua, e io l'avevo già selezionato. Se tolgo la spunta non me lo ritroverò nel gioco, quindi basta fare la spunta e quindi andiamo a provare tutto quello che abbiamo installato. Quindi la 488 GTB, dove cavolo è? Eccola qua. Quindi posso andare a selezionarmi la skin mosaico, che è qua. Quindi mi vado a selezionare il circuito Linieras, che è qui. L'auto la proveremo dopo. E facciamo partire il gioco. Ecco qua, skin installata. E come vedete, ho già attivato l'applicazione. E quindi posso anche.
la skin. E quindi abbiamo verificato che tutto funziona, sia l'applicazione, la skin, e adesso andiamo a provare anche l'altra macchina. Quindi ho selezionato il marchio del modder, la macchina è questa qua, quindi funziona, l'ho già testata, è inutile ritornare in pista, e passerei a come si installano le mod per automobilista. Ok, allora siamo dentro la cartella dedicata alle mod di automobilista. Il principio è sempre lo stesso: estrarre i file in cartella a parte. Quindi lasciamo che il PC li estragga e intanto possiamo andare su Steam, quindi automobilista, fare proprietà, file locali, sfoglia file locali, e questa ce la mettiamo da parte. E andiamo a vedere cosa c'è in queste cartelle. Quindi io ho scaricato una Toyota Supra e una VRX Rallycross Supercar. Quindi iniziamo dalla Toyota, ma il principio è sempre lo stesso. E qui il modder è stato bravissimo, ci ha detto: guarda che devi incollare tutto quello che c'è qua dentro sotto game data. E quindi io che faccio? Siris è la stessa cosa. Quindi io che faccio? Mi copio oppure taglio, vado su automobilista e vado. No, ho fatto una cavolata. Ne facciamo una alla volta. Game data, copia. Quindi automobilista. Ah, tecnicamente potrei aprirle e farle come ho fatto con Assetto Corsa, ma per fare più rapidamente basta fare incolla. Se ci apro, non è che mi ha solo copiato quello che mi interessava. E possiamo andare anche a guardarlo. Se vado su Shared, vado su Toyota e torno su Game Data e faccio Shared Toyota. Mi ritrovo i miei file. Quindi torno sulla cartella principale perché c'è un'altra cartella che bisogna installare ed è Siris, quindi basta prendere copia, andare su automobilista Siris, tanto basterebbe andare a guardare qua dentro. Io faccio incolla e se trovo per data, anzi posso fare, che ha fatto? Se posso fare anche meglio, basta fare copia, incolla e vedere che i file sono presenti. Quindi qua la Toyota Supra già è installata. Andiamo a verificarla. Bene, ci ritroviamo su Automobilista e come vedete qui la serie Supra è presente. Basta andare su test, come vedete la vedete qua, basta fare showroom. Qui avete la Toyota Supra. Quindi l'installazione è andata a buon fine. Ok ragazzi, abbiamo fatto il giro di come si installano le mod per Assetto Corsa. Addirittura Assetto Corsa abbiamo visto tutto quello che si può installare su automobilista, come si installano le auto. Se avete difficoltà, domande, richieste in merito a questo argomento, non esitate a lasciarmi un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su come al solito. Se non l'avete già fatto, ragazzi, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio per avermi seguito. Da Fabris è tutto. Ciao!